Una mela al giorno leva il medico di torno. Il vecchio adagio è simbolicamente rappresentato proprio dall'albero di melo che oggi è stato piantato non a caso nei pressi del reparto di radioterapia dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. La Lega Italiana per la lotta ai tumori lo ha donato alla struttura sanitaria in occasione dei 100 anni dalla sua fondazione per ricordare a tutti l'importanza della prevenzione. Noi... Diciamo, viviamo nel futuro da 100 anni, la RILT dal 1922 fa prevenzione, è la battaglia di sempre. Non terapie, ma prevenzione per non arrivare alle terapie. È un nostro credo e credo che tutti quanti ora l'abbiano sposato. Fare prevenzione significa tentare di ammalare di meno, anzi di non ammalarsi affatto. L'iniziativa è stata anche occasione alla presenza del direttore Vincenzo D'Amato di sottolineare l'importanza della prevenzione e anche la novità imminente in arrivo con l'attivazione del nuovo CUP regionale. Deve essere recuperato il gap. In Campania non bisogna nasconderlo, c'è un gap con le regioni del nord, al sud c'è un gap con le regioni del nord rispetto all'attività di prevenzione. Eh, siamo qui vicino alla radioterapia. Il Ruggi ha impegnato e sta impegnando risorse importanti nell'attività di radioterapia. Tra poco sostituiremo anche il secondo acceleratore lineare, abbiamo veramente attrezzature di ultima generazione, ma non dobbiamo arrivare lì. Il modo per non arrivare lì è di fermarci prima, Ci abbiamo uno strumento, la prevenzione. Tumore della mammella, tumore della cervice, tumore del colon retto, i dati sono spaventosi, si abbatte la mortalità. Si migliora la qualità della vita, si fa sì che non si parli più di malattia mortale, non si parli più di cancro, il cancro si avvicina alla cronicità. Se riusciamo a fermarlo, fermarlo in tempo, lo strumento abbiamo in mano noi. Dobbiamo sottoporci all'attività di prevenzione quando ci chiamano, quando ci informano, quando ci arriva la famosa lettera ASL, dobbiamo recarci nelle, nelle vari presidi, sono tanti.